Opposizione attiva a Nola, contestati i criteri di divisione della TASI, commissione di controllo convoca audizioni. Attivazione della ZTL, questa la volontà dell'amministrazione contestata dal consigliere Vincenzo Iovino. Pronto soccorso attivo a fine mese al Mauro Scarlato di Scafati, le rassicurazioni del manager squillante. Ancora una tappa per Vesuviando a Pompei, successo di pubblico per Enzo Avitabile. E per il calcio Serie D in campo per la seconda giornata. Questi titoli e adesso la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Ben trovati dalla nostra redazione. Apriamo con Nola parlando di politica. Opposizione attiva nella città bruniana, dalla seduta di consiglio comunale alle proposte di modificare le aliquote dei tributi e i criteri di ripartizione dei proventi TASI, per finire con il lavoro della Commissione Controllo e Garanzia, che ha chiesto in audizione di ascoltare il presidente della Fondazione Festa De Gigi e l'assessore all'ambiente sul servizio raccolta dei rifiuti. Vediamo. Opposizione attiva su più fronti. I rappresentanti della minoranza cittadina in consiglio danno continuità all'impegno assunto e lavorano per la città, valutando, proponendo, ascoltando. Nell'ultima seduta consiliare i tempi si sono allungati per la necessità regolamentare di far leggere tutti i verbali delle sedute precedenti prima dell'approvazione, così come indicato dal presidente nell'ordine del giorno. Una volontà obbligata dalle regole, così come spiegato da Domenico Vitale. Certo, la durata del Consiglio è stata forse, si è esagerato un pochino, però noi riteniamo di voler mettere in evidenza un fatto importante. Siamo legati alle regole, siamo legati alle formalità e queste formalità devono essere comunque rispettate. L'ordine del giorno probabilmente è stato impropriamente redatto in quel modo dal Presidente. Lo stesso adempimento che la Segreteria Generale andava fatta non è stato realizzato, quindi per noi le regole vanno rispettate. Questo ha comportato un inevitabile allungamento dei tempi. Poi percentuali tributi. Proposte per abbassare l'aliquota massima sui terreni agricoli, rispedite al mittente dalla maggioranza, mentre è stato chiesto di definire meglio la ripartizione delle maggiori entrate provenienti dalla TASI. L'assessore ci ha spiegato che questi servizi indivisibili erano delle somme extra riconosciute ai vari settori. E trattandosi di somme extra che vanno riconosciute ai vari settori, noi abbiamo chiesto il criterio di distribuzione di queste somme. Peraltro la polizia locale è un settore che necessariamente secondo noi va potenziato, va migliorato, e invece nell'ambito di questa distribuzione sono state previste soltanto 31.000 euro. Quindi riteniamo che anche questo criterio di distribuzione non è stato correttamente realizzato. Politicamente probabilmente è una maggior peso, una maggior forza che gli assessorati contano nell'ambito di questa amministrazione. Se guardiamo i beni culturali, la cifra è di gran lunga superiore, si parla di 280.000 euro di somme extra. Quindi una distribuzione andava secondo noi fatta in base ai servizi che vanno potenziati. Questi servizi, e sulla polizia locale, ripeto, è un servizio che va necessariamente potenziato, bisognava avere una maggiore attenzione, cosa che invece questa maggioranza non ha fatto. Ma la maggioranza ha effettuato controlli per applicare queste aliquote? No, noi abbiamo chiesto il criterio di attribuzione di queste somme. E un criterio purtroppo non c'è, e quindi sotto questo punto di vista necessariamente abbiamo votato contro questo tipo di attribuzione. Probabilmente se ci fosse stata una maggiore verifica, una maggiore attenzione su tutti i settori dell'amministrazione, questa ripartizione era più equa, era più rapportata alle esigenze della nostra cittadinanza. Quindi i cittadini avevano bisogno di servizi migliori e questi servizi potevano essere migliorati, cosa che invece non è stata fatta. Intanto la Commissione Consiliare Controllo e Garanzia ha convocato in audizione il presidente della Fondazione Festa De Gigi, l'avvocato Raffaele Soprano, per verificare le procedure adottate in merito all'assegnazione De Gigi per la festa 2015.
Sotto la lente dei controlli un dubbio certificato dell'anagrafe comunale che avrebbe attestato la residenza storica a Nola di uno degli assegnatari senza annotare un anno di residenza a Cimitile. La stessa commissione ha convocato in audizione anche l'assessore all'ambiente Luciano Parisi e il dirigente di settore in merito al servizio di raccolta rifiuti e l'esame del contratto di appalto. Agguato la scorsa notte nel centro di Napoli, ucciso Carmine Lepre, pregiudicato di 57 anni. Lepre è stato colpito poco prima della mezzanotte da 6 colpi, 5 al tronco, 1 al braccio. È stato trasportato con un'automobile all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è giunto morto. Carmine Lepre era il fratello di Ciro Lepre, detto sceriffo, e considerato un boss del quartiere Covone, attualmente detenuto. L'amministrazione Biancardi è pronta ad attivare la zona traffico limitato nel perimetro del centro storico della città, una scelta giudicata impropria dall'opposizione perché arriverebbe in un momento particolare per il commercio nolano, il servizio. Attivare la ZTL a Nola è la volontà espressa dall'assessore Simonetti, un vecchio progetto nato con l'amministrazione napoletano, con l'assessore francese che non è mai decollato. Completamente arenato con il primo quinquennio Biancardi, ora sarebbe pronto ad essere rilanciato. La zona a traffico limitato renderebbe pedonale l'intero centro antico per molte ore al giorno. Un'idea positiva se la funzionalità del piano traffico fosse definitivamente attestata, ma restano i dubbi e le perplessità con le ultime modifiche messe in atto nel mese di agosto, inserendo la variabile rischio tra via Santorelli e via Anfiteatro Laterizio. Un doppio senso in un tratto di strada senza senso o forse attuato per una sensibilità amministrativa verso una manifestata esigenza di qualche cittadino. Fa sentire la sua voce Vincenzo Iovino che contesta l'attivazione ritenendola inopportuno rispetto alla situazione economica del commercio nel centro città. Questo fa capire che l'amministrazione ha dato continuità alla nullità. Anche perché credo che attualmente, visto anche la crisi commerciale ed economica, credo che la ZTL, non è che siamo contro la ZTL, credo che attualmente non può andare in vigore anche perché i commercianti, vediamo le serrande tutte abbassate, quindi diciamo senza dare un servizio alla città, senza programmare niente con i commercianti, quindi quei pochi che sono rimasti significa veramente vedere una città deserta, come lo è già. Quindi fa bene l'assessore ad organizzare prima i servizi, ma soprattutto prima la viabilità? Assolutamente sì, anche perché vengono fatte, come abbiamo visto, delle strade che sono state cambiate di nuovo, sono cambiate di nuovo il senso di marcia senza fare nessuna modifica in consiglio comunale. Questo è grave. Qualcuno che logicamente diciamo, è andato al mare nel ritornare dal mare ha visto che sono cambiati di nuovo i sensi di marcia. Quindi questo fa capire che la nullità sta andando avanti. E questo è un peccato per la nostra città. Anche perché bisogna lavorare ma con serietà e non mettere in campo delle cose che non servono a niente, portano solamente la distruzione alla nostra città. I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Caserta hanno arrestato a Salerno il latitante Gaetano Cerci di 49 anni, ritenuto affiliato alla frazione Bidognetti del clan dei Casalesi, al quale, secondo la magistratura, ha fornito la sua collaborazione nell'illecita attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti. Il reperibile dallo scorso mese di agosto, dopo essere stato scarcerato dal Tribunale del Riesame, è stato bloccato a bordo di un treno proveniente dal nord Italia. E l'ASL di Salerno lavora per completare gli interventi utili all'apertura del punto di primo intervento presso l'ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Le rassicurazioni arrivano dal direttore generale Antonio Squillante. Scafati è pronta a riavere il suo pronto soccorso. Dopo anni di lotte e di battaglie, contrapposizioni politiche, incontri, occupazioni e cortei, la situazione sembra aver imboccato la strada della soluzione. Il via libera allo stallo è arrivato lo scorso 5 agosto dopo la conferenza Stato-Regioni, dove sono state superate le situazioni critiche che impedivano l'apertura di un punto di primo intervento al Mauro Scarlato. Il nuovo regolamento risulta compatibile con l'apertura e con l'utilizzo del personale attualmente presente e coadiuvato da tutte le altre specialità attive nel presidio. La direzione generale dell'ASL ha predisposto piccoli interventi di manutenzione dei locali destinati al punto di primo intervento e l'acquisto di nuove attrezzature per aprire la struttura di emergenza-urgenza entro questo mese.
Certezza sui tempi anche nelle parole del direttore generale Antonio Squillante. Sì, anche questo obiettivo è stato raggiunto, non senza polemiche. Voglio precisare che il punto di primo intervento, la decisione di istituirlo è dell'ASL. L'ASL l'ha perseguito, ci sono stati dei problemi tecnici collegati alla carenza di personale. Noi non dobbiamo mai dimenticare che ormai dal 2007 non assumiamo. Siamo riusciti a fare anche una nuova assunzione per la prima volta dopo circa 10 anni di un nuovo medico, un emodinamista che è andato a deboli. Però comunque la carenza cronica resta e quindi è ovvio che se l'organizzazione di un punto di primo intervento prevede la presenza di figure professionali che noi non abbiamo, che magari sono impegnate in altri presidi di più rilevante entità, è ovvio che io non posso sguarnire, tirare la coperta da un lato e scoprire appunto da un altro lato. Quindi avevamo questo problema, fortunatamente la normativa ad agosto ci è venuta in favore prevedendo una diversa organizzazione dei punti di primo intervento compatibili con la nostra organizzazione di personale e dalla settimana prossima lo apriremo. Spero che le polemiche finiscano, ma confido che purtroppo non finiranno perché la politica preferisce litigare. Collisione in mare a Capo di Sorrento, nei pressi dei bagni della Regina Giovanna. Un motoscafo si è scontrato con un gozzo che in parte è affondato, salvi gli occupanti dei due scafi, 4 persone. Le 2 persone che si trovavano sul gozzo, che sono finite in mare, sono state soccorse e prelevate da un'altra unità da diporto che le ha trasportate al porto di Sorrento. La Capitaneria di Porto ha aperto un'inchiesta. E parliamo di Vesuviando, altra tappa nella città mariana di Pompei. In piazza Bartolo Longo il concerto di Enzo Avitabile ha catturato ed affascinato i tantissimi presenti accorsi per ascoltare la musica del maestro napoletano. Il servizio di Isidoro Alberto Tardivo. Grande affluenza di pubblico ieri a Pompei per l'appuntamento di Vesuviando, arte e cultura all'ombra del Vesuvio, con Enzo Avitabile, che ha stregato l'intera piazza Bartolo Longo, stracolma per l'occasione con la musica dei suoi bottari. Avitabile ha portato in scena un concerto intenso che ha coinvolto sin dalle prime battute il gran pubblico, che ha cantato e ballato al ritmo scandito dalle botti e del sax del maestro napoletano. Un concerto che Avitabile ha voluto fosse marcatamente religioso, vista la forte fede che traccia il suo percorso umano ed artistico. Ma stasera è un evento per me speciale, oserei dire specialissimo, e voglio esagerare, perché è un evento per me devozionale, perché io sono devoto, pratico il rosario e quindi frequento questa terra di grande accoglienza. Terra di grande devozione, ma terra di antica cultura, quindi stasera coincidono tante grandi cose, la devozione, la fede, la cultura, la storia, il recupero della propria identità culturale, molto bello pure questo evento. Questo progetto è secondo me una cosa straordinaria, quindi Pompei che vive il futuro nel rispetto del passato e il passato con gli occhi del futuro, credo che sia una realtà unica in questo momento nel mondo. Ancora Vesuviando, nella città dell'arte, della cultura e della fede. Che bello sentire stasera dal grande maestro Enzo Avitabile parlare della mamma di tutte le mamme, della nostra mamma celeste, la città della fede, ma io devo vendere il brand di Pompei, 2 mesi e mezzo, maestro, che sono sindaco di Pompei, un cambiamento radicale, un cambiamento che vuole portare Pompei in alto. Da una parte sto cercando di affrontare l'ordinarietà, ma dall'altra parte avere personaggi importanti, maestri di vita, non solo di spettacolo, come il maestro Avitabile. E poi è bello quando parla di danza. Io ricordo una frase molto bella, che la danza comincia laddove la parola si arresta, ed ecco quello che noi assistiremo stasera nella nostra città di Pompei, una danza ricordando la grande Pompei. Vesuviando, arte e cultura all'ombra del Vesuvio, farà tappa la settimana prossima ad Ottaviano, in piazza San Gennarello, ospitando un altro grande personaggio della musica italiana come Michele Zarrillo. Combattere la marginalizzazione per il proprio orientamento sessuale attraverso tirocini in aziende della propria città è quello che a partire da lunedì prossimo succederà a Salerno, dove 8 persone LGBT inizieranno un percorso lavorativo. Sarà così che potranno fare esperienza in un'agenzia di viaggi, in un ristorante, ma anche in una galleria d'arte come in una farmacia.
Adesso parliamo di calcio. Seconda giornata di campionato per le squadre campane di Serie D nel girone H, 2 i derby in programma. Nel girone I invece a porte chiuse le sfide Torrecuso-Frattese e Neapolis-Tiger. Seconda giornata in Serie D. Dopo l'esordio di domenica scorsa, squadre e allenatori vanno alla ricerca di conferme. Nel girone H, 2 i derby in programma, Arzanese-Pomigliano e Polisportiva-Sarnese-Scafatese. La sfida dello Squitieri è piena di contenuti, si affrontano le due neopromosse dopo aver incrociato i destini nel campionato di eccellenza. Tra campionato e coppa, giallo-blu sempre vincenti. Ma adesso è un'altra gara, entrambe vengono da una sconfitta e devono cancellare lo zero dalla loro classifica. La Cavese va a Taranto con trasferta vietata ai tifosi metelliani. Vecchie ruggini accompagnano da tempo le tifoserie dei due club ed è stato attuato il divieto di vendita dei biglietti in provincia di Salerno. La Commissione Disciplinare Nazionale, inoltre, ha inflitto un punto di penalizzazione alla Cavese da scontare nel corrente anno. Nel girone H, variazione d'orario per Fidelis-Andria-Francavilla, che si giocherà alle 17, e per Manfredonia-Puteolana, che si giocherà alle ore 18. Potenza-Gelbison, invece, si disputerà al Curcio di Picerno. Nel girone I, 3 i cambi di campo. Noto comprensorio Montalto si giocherà allo Scrofani-Sallustro di Palazzolo a Crede, mentre Torrecuso-Frattese, sul neutro e a porte chiuse di Puglianello, in provincia di Benevento, porte chiuse anche per Neapolis-Tiger. Questo è il quadro degli incontri. Grottaglie e Bisceglie, Arzanese-Pomigliano, Fidelis-Andria-Francavilla, Gallipoli-Brindisi, Manfredonia-Puteolana, Polisportiva-Sarnese-Scafatese, Rosso-Blu-Potenza-Gelbison, San Severo-Monopoli, Taranto-Cavese. Nel girone I, Acragas, Nuova Gioiese, Battipagliese Interreggio, Due Torri, Progreti, Tor Marcianese, Leonfortese Agropoli, Neapolis Tiger, Noto Comprensorio Montalto, Rocella Orlandina, Sorrento Rende, Torrecuso Frattese. Ecco, questo è tutto. La nostra informazione si ferma qui. Dalla redazione l'augurio di un felice fine settimana a tutti voi. Arrivederci. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori, a 649 euro. E parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.